ne approfittiamo oggi per presentare immediatamente uno dei nostri atleti che ci accompagnerà nella nuova stagione. Lo dico con grande soddisfazione perché è stato prima di tutto un uomo che si è immediatamente calato nella nostra realtà, che ha fatto tantissimo nello spogliatoio, nel campo, partita dopo partita, giorno dopo giorno per darci una mano in questo processo di crescita, e quindi sono il primo ad essere onorato e a ringraziarlo personalmente per aver accettato la nostra proposta di proseguimento del rapporto. Quindi Simon Shepcik sarà il nostro atleta per la stagione 2010-2011. Ricominciamo per chiudere definitivamente adesso questa stagione, una stagione che dal punto di vista societario riteniamo essere stata sufficiente, una stagione fatta sicuramente di grandi soddisfazioni che la Scandone ha raccolto durante il suo percorso attraverso un suo progetto di crescita, e questo che è un progetto di crescita ormai triennale. Mi riferisco alle soddisfazioni per l'assegnazione della Coppa Italia, che è venuta a metà stagione, alla possibilità di aprire dialoghi e di avere dialoghi importanti con i nostri sponsor, dialogo importante con le istituzioni locali. E questo è quanto di bello veramente si può raccontare, veramente di bello resterà a questa stagione, resterà a questa società. Motivo per il quale sapete che nelle conferenze di chiusura, come fatto l'anno scorso, preferisco lasciare delle promesse, soprattutto ai tifosi, soprattutto agli avellinesi veri, che hanno questi colori cuciti addosso, come posso permettermi e consentirmi di aver cucito addosso io. Cominceremo proprio a lavorare per riaprire i rapporti con gli sponsor di quest'anno, riconfermarli, riconfermare il dialogo appunto aperto in questa stagione con le istituzioni, perché questo deve essere assolutamente un punto fermo, motivo di futuro per questa società, e questo sarà il nostro primo step di lavoro. Quindi questa è la mia prima promessa. Abbiamo già aperto dialoghi, questo lo dico sempre con molta positività, già da un mese prima della fine del campionato. Credo con molta tranquillità di poter già essere sicuramente vicino alla conferma di quello che c'è stato almeno per questa stagione. E questo è stimolo però, perché deve metterci in condizione di lavorare ancora per continuare questo processo di crescita. Perché bisogna restare con i piedi per terra, e quello che si è costruito fino ad oggi, che si è raccolto in questa stagione, è quello che veramente il massimo che quello che questa società e questa città con queste forze può fare e può continuare a fare. Però noi non dobbiamo fermarci, dobbiamo lavorare tutti per continuare a far crescere questa società, che io ho dal primo giorno battezzato come Famiglia Scandone. Dobbiamo convincere altri sponsor a darci una mano, dobbiamo convincere altri tifosi a diventare nostri abbonati, altri tifosi a venire a seguirci durante le partite, dobbiamo convincere il mondo della pallacanestro, che ormai siamo una realtà che durerà per tantissimo altro tempo, e che non è stata una realtà soltanto per questi 3 anni. Io con Cesare Pancotto non ho ancora parlato, semplicemente perché avrò una settimana di ferie, vorrò per una settimana sinceramente non parlare di basket. Abbiamo ultimato, o quasi ultimato, ormai siamo vicini a chiudere l'iter per l'iscrizione al prossimo campionato. Questo
non l'abbiamo detto, insomma, ma diciamolo, insomma, con un ottimo sorriso, siamo sereni anche da questo punto di vista. Poi vorrò stare un po' tranquillo per non parlare, per ricaricare un po' le batterie, poi parlerò con Cesare. L'esperienza di Pancotto qua ad Avellino, dal nostro canto, è stata un'esperienza positiva, però in questo momento non abbiamo ancora definito e scelto quale sarà la prima mossa per la panchina biancoverde l'anno prossimo. Questo non è assolutamente un saluto, un addio a Cesare Pancotto, non vorrei che qualcuno leggesse qualcosa del genere e poi ci ritroviamo domani ad intendimenti di affermazioni che non ho fatto. Dico soltanto che abbiamo bisogno di un po' di pausa, un po' di tranquillità per capire poi che cosa vogliamo, che squadra vogliamo costruire l'anno prossimo, quali saranno gli obiettivi, come ho detto dall'inizio. Oggi partiamo da un punto fermo che può essere il prossimo campionato uguale a quello di quest'anno. Noi vogliamo poter fare di più, per questo stiamo lavorando, abbiamo bisogno ancora di... e abbiamo anche del tempo, ancora per un mese e mezzo, per cercare di ampliare questa famiglia che può avvenire attraverso, come dicevo, soci, attraverso altri sponsor, attraverso altri accordi, dopodiché sapremo quale può essere l'obiettivo. In funzione di quell'obiettivo parleremo con Cesare Pancotto, parleremo altri allenatori, se gli obiettivi possono essere condivisi o non condivisi. Cesare diceva che bisogna essere innamorati, però consapevoli di voler raggiungere una famiglia, di voler raggiungere, se l'obiettivo nostro e quello di Cesare potrà essere uguale, potremmo continuare in questo percorso, diversamente potremmo cambiare. Però ripeto, siamo assolutamente prematuri rispetto a questo tipo di ragionamento, ne parleremo tra una decina di giorni prima, in modo assolutamente privato proprio con Cesare, perché è una persona eccezionale, una persona che merita anche di essere ascoltato rispetto a determinate scelte, perché è veramente una persona per bene del basket italiano che sono onorato di aver conosciuto in questa stagione. L'anno prossimo abbiamo Cortese, abbiamo Lowers, abbiamo Porta, Shevchik, sinceramente lo dico, potremmo avere Trotman, lo dico potremmo per ovvi motivi di equilibrio. Il sogno di avere un settore giovanile ancora più ampio, ancora più performante, resta nei progetti di questa famiglia, di questa società. Tanto è che durante questi 2 anni si sta lavorando, non stiamo lavorando, purtroppo non possiamo dedicare tantissima parte del nostro budget ai settori giovanili, però si sta facendo lavoro di scouting, diversi ragazzi anche dal nord Italia sono venuti durante l'arco del campionato per essere messi in prova, proprio per cercare di allargare sia il numero, ma soprattutto la qualità del nostro settore giovanile, dei nostri settori giovanili. A questo devo dire ci ha dato una mano importante l'accordo, accennavo prima, con la provincia, questo per volontà anche del presidente Cosimo Sibilia e della sua giunta, di mettere insieme un progetto che sta portando il basket in tutte le scuole della provincia. Questo sicuramente non ci sta consentendo di allargare i settori giovanili nell'immediato, però sta creando nuova fidelizzazione, sta portando un nuovo sport all'interno delle nuove scolaresche che molte volte stanno raggiungendoci al palazzetto, e sono convinto che proprio in questo continuo lavoro avremo anche sul territorio un bacino d'utenza sul quale pescare e cercare di creare dei nuovi atleti più ampio, e questo potrà darci una mano anche ad avere un settore giovanile di qualità e di quantità, cercando di diminuire poi quelli che sono i costi di gestione di un settore giovanile.